Le tipicità, le produzioni e l'enogastronomia continuano a fare da traino per il turismo, soprattutto per quello dei borghi. È il caso di Chianni, dove si è tenuta la seconda tappa di un'altra estate, l'evento itinerante promosso da Regione Toscana in collaborazione con il quotidiano Il Tirreno ed altri partner. Una festa partecipata nella Piazza del Castello con tanti produttori locali che hanno portato in degustazione a cittadini e turisti le proprie specialità. L'olio, il marrone di Rivalto e il re della tavola di Chianni, il cinghiale in umido con le olive. Ma Chianni c'ha questa caratteristica che la rende particolare, un'autenticità anche nei rapporti umani che è molto forte, è turistica però ti senti a casa tua e forse anche a casa dei toscani. Nei piccoli borghi ritroviamo quella autenticità che ci rende poi la vacanza particolarmente felici. Perché un giornale fa un'iniziativa del genere? Proprio per questo, perché ha l'orgoglio di raccontare il bello. Un'occasione è quella di un'altra estate anche per fare il punto sul turismo enogastronomico, una fetta sempre in crescita anche in Toscana. Il cibo che racconta il territorio, il cibo che è sintesi del paesaggio, è ancora questo, la Toscana basta spostarsi di poche centinaia di metri e si scoprono storie diverse e culture diverse, perché in quei piatti, in quelle ricette sono certo c'è tradizioni secolari che sono tramandate con differenziazioni estreme e con accuratezza estrema. Ognuno racconta la propria identità, in ognuno di questi c'è un pezzo della nostra storia. La cucina rappresenta sempre la cultura di una comunità, di un popolo, e su questo noi abbiamo puntato praticamente tutto. Qui da 43 anni, quest'anno è la 43esima festa del cinghiale, che in qualche maniera rappresenta il piatto più tipico del posto, appunto, che nasce dalla caccia dei nostri nonni in sostanza. Quindi puntiamo tutto sull'enogastronomia, sul vino, sull'olio, quindi i prodotti tipici, e anche questa appunto è un'occasione per mettere in luce tutte queste particolarità. La manifestazione Un'altra estate è diventata anche la piacevole scusa per scoprire i tesori del borgo e fare una passeggiata nella storia di Chianni. I visitatori, guidati da Moira Caracciolo, hanno visitato gli antichi mulini ed hanno seguito i racconti sulla presenza etrusca in questa zona della Toscana, visitando un probabile ipogeo. E poi spazio alla festa tutti insieme, un salto indietro nel tempo per gustare sapori antichi tramandati di generazione in generazione. Niente di più autentico e semplice per raccontarsi nell'anno del cibo italiano. Piatti che profumano di tradizione e di voglia di futuro.